Madre India soffre. Lo ha detto una donna, Sunita Kejriwal, nel primo comizio delle opposizioni unite per le grandi elezioni indiane del 2024. 44 giorni dal 19 aprile al 1 giugno, lo spettacolo della democrazia su 3 milioni di chilometri quadrati, 960 milioni di persone chiamate al voto per una popolazione di 1,4 miliardi, la più numerosa al mondo. Nel 2023 l'India ha superato la Cina. Nessuno dubita della conferma per il terzo mandato consecutivo del premier nazionalista Narendra Modi, 73 anni, forte di un paese in crescita che ha dalla sua economia e demografia e punta a sorpassare la Cina anche negli equilibri geopolitici. Il dolore di Madre India però riguarda Modi molto da vicino. Sunita parlava dal palco a nome del marito Arvind Kejriwal, governatore del territorio di Delhi che comprende la capitale, arrestato un paio di settimane prima con l'accusa di riciclaggio. Kejriwal ha continuato a guidare un'area con 17 milioni di abitanti dal carcere. Uno scandalo che per l'alleanza dei 40 partiti dell'opposizione coagulata attorno al congresso della dinastia Gandhi, acronimo non casuale India, mostra il vero volto di un sistema di potere sempre più repressivo, corrotto e persecutorio, che promuove una uniformità identitaria su base etno-religiosa, in sostanza favorisce la maggioranza indù che pratica l'induismo. Siamo sopra l'80% della popolazione, a discapito delle minoranze, in particolare Sikh e musulmani. Bharat Mata, la madre invocata da Sunita, è la divinità femminile che incarna il paese e ne prende l'antico nome sanscrito, personificazione nata con il movimento indipendentista e poi corteggiata dalla destra a partire dalle rappresentazioni di primo Novecento. Per i nazionalisti oggi non c'è partita, Bharat batte il nome India ripreso dai colonialisti britannici tanto da comparire negli inviti ufficiali del governo al G20 ospitato da Nuova Delhi nel 2023. E da richiamare, suo malgrado, il progetto di una riforma costituzionale d'impronta identitaria che tradirebbe la radice laica incardinata nella Costituzione con il 42esimo emendamento del 1976. L'India è nazione secolare. Sacro e profano. A Bharat Mata è dedicato il tempio inaugurato nel 1936 dal Mahatma Gandhi nella Santa Varanasi. Tempio senza dei, al centro, scolpita nel marmo bianco, solo una enorme carta geografica del subcontinente, l'Hindustan, che travalica i confini dello Stato. La grande anima vide le braccia della madre aprirsi a tutte le fedi e caste, fino agli intoccabili, per nutrire, disse, i sentimenti di unità religiosa, pace e amore.